Io vengo da un paesino tipo Frittole, ve lo ricordate? Quindi lì era scontato che ci si doveva sposare, si doveva avere figli. No, uno, cioè uno non andava bene per niente, bisognava avere figli. Vabbè, io sono venuta via da lì, riuscii a venire a Firenze e la mia mamma mi disse: non ti azzardare a ritornare a casa. No, non pronunciò quella parola, però Non si poteva purtroppo, pronunciare. a ritornare a casa in quelle condizioni, perché non entrerai. Quindi con questo avvertimento della mia mamma, io ci sono andata a casa incinta. No, non ce l'ho fatta. Vengo di un paese che magari la definizione della donna attraverso la maternità è un po' meno acuto in Svizzera. Cioè meno accentuato, tu devi essere madre per una donna. E poi soprattutto in famiglia mia c'è sempre stato delle donne molto importanti per me che non hanno fatto figli, sicché non c'è proprio non c'è un pregiudizio, c'è proprio un parità dei diritti in questo senso. Essere quello che sono, cercare qual è la mia dimensione, qual è la mia essenza, quello che mi rende felice, quello che mi rende vitale, e le sto trovando tutte queste cose pur non avendo fatto un bambino. Quindi se ci sono persone che parlano dei loro figli, non mi viene da parlare del cane, no? E non mi sento neanche in imbarazzo. Tanto io non sono sposata, non ho mai fatto figli, non sono mai rimasta incinta, però poi ho risolto in qualche modo questo, perché i bambini mi piacevano tanto, adottando dei figli. Ho sempre guardato, specialmente nel momento del femminismo, alle donne senza figli cercandogli dei difetti. Gli volevo cercare dei difetti perché io mi consideravo una donna con figli. E gli cercavo i difetti e mi sembrava sempre che appunto o erano pazze dei nipoti, o c'avevano cani e gatti tutti, o viaggiavano all'infinito in India e facevano tutte queste cose dei guru, poi si innamoravano dello psicanalista, poi del guru e tornavano con questi vestitoni. Poi alla fine non mi piacevano queste donne senza figli. Per fortuna ora in questo cerchio ho sentito che sono diverse. Io non è che mi sono soffermata tante volte in modo così socievole e socializzante, perché di solito ne ho parlato solo con lo psicologo in terapia, con un'altra modalità assolutamente diversa. E questa è come la terapia. E vedevo una tragedia, la vedevo sotto una forma tragica. Poi però mi sono resa conto, anche aiutata da amici, eccetera, e ora ecco la musica adatta per quello che sto per dire, che si può veramente, cioè, vivere questa relazione d'amore e di coltivare le proprie cose anche con un gatto, perché no? Cioè, io gli voglio un bene della Madonna. Cioè. Mio fratello ha la sindrome di Down, una persona Down, per cui sono stata in casa con lui fino a 29 anni quando sono andata via. Ho trascorso con lui per 17 anni. Mia madre non c'è più e adesso me ne occupo io. Francamente, ho avuto qualche volta, mi è venuto anche in mente, insomma, ma magari potrei avere un figlio, ma non ce l'ho fatta perché pensavo di aver già fatto il mio percorso, diciamo, non me la sono sentita. Con mio fratello c'è un attaccamento proprio. Voi siete cresciuti insieme proprio. Siamo proprio cresciuti insieme perché poi lui ha iniziato a camminare all'età di 7 anni,
Dunque, all'inizio eravamo come gemelli, sempre insieme, sempre... Sono sempre con lui praticamente, ancora sono a casa e... Ma tu hai anche altri fratelli? Altri due fratelli. E siete tu comunque, dicevi che nessuno si è sposato? No, siamo tutti in casa. Non soltanto siamo lunatigas senza figli, ma siamo anche sibling, cioè abbiamo tutte un fratello o una sorella con disabilità. L'idea era chiedersi se quanto ha pesato questa disabilità nella non produzione di un figlio. Nel mio caso sicuramente ha pesato, c'era anche un'ombra genetica, diciamo, mio fratello era malato di distrofia muscolare. Quindi c'era comunque il timore di trovarmi anche con un altro, un figlio malato a mia volta che avrebbe reso molto complicato tutto quanto. Questo sicuramente per me ha pesato, però ci sono anche altri fattori che penso che siano sempre veri per tutti. Io avevo un anno e mezzo quando è nata mia sorella Pao. L'atmosfera di casa è cambiata istantaneamente, in peggio naturalmente, questo me lo ricordo bene. Però io non ho mai avuto, come i fratelli maggiori, qualche gelosia nei suoi confronti. Anzi, ho sempre pensato di doverla proteggere. E, per esempio, una delle rare, se non l'unica volta che mi sono azzuffata da bambina è stata perché c'era una ragazzina che la prendeva in giro. E io adesso ho un ricordo confuso, però... l'ho proprio aggredita e insomma lei è rimasta con una mia ciocca di capelli, ma le ho prese. Ha vinto lei? Sì, sì. La prima cosa che ho capito intorno ai 10-11 anni è che non volevo essere una moglie e non volevo essere una madre, cioè il mio stare al mondo doveva passare da altre parti. E allora tutta il mio andare avanti, la mia vita è sempre stata la ricerca di stare in questa realtà senza passare per quella strada. Per me è un discorso sulla libertà e per me avere dei figli significa non avere libertà. Non c'è stato un momento in cui ho scelto di non avere figli. Allo stesso tempo mi piace molto e credo che sia una risorsa questo rapporto quotidiano diffuso tra generazioni. Qui nessuna sta dicendo che non vuole esercitare il materno in questa esistenza. È come se le donne che non hanno avuto figli si dovessero scusare. Però io sto tanto bene con i miei nipoti, però io faccio tante altre cose. Sì. Come dire, non sono madre biologica, però faccio questo, però faccio umana. Quello. Però Penso molto che questo tipo di... sorta di giustificazione abbia a che fare con il desiderio di essere inclusa nell'umano. Però penso che oggi c'è anche un'altra questione, che questo ha anche a che fare col fatto di essere produttive e che molte di noi non vogliono essere produttive. Tanto è vero che in parte della comunità LGBT cerca di accreditarsi come umana su questo terreno, del fare figli e di essere genitori e genitrici. E in quanto tale viene inclusa e sarà inclusa. E questo dà diritto di cittadinanza. Sì. Questa è una grande contraddizione. Io credo che ci sia anche una liberazione del proprio desiderio di paternità e di maternità. Nella costruzione sociale del riconoscimento del desiderio, quello è l'unico che ha diritto di cittadinanza. Ma ragazzi, questo, ma cosa per fare enorme. Le famiglie? Arcobaleno, cioè sì, basta che grande. Siano famiglie. Mi raccomando che siano famiglie. Cioè ragazze, ma noi abbiamo rotto muri su questa roba qua. Capito? Io per esempio non sono schierata lì. Quello che io percepisco molto è che oggi le lesbiche visibili e accettate sono delle lesbiche che sono madri. Il problema non è l'origine, il problema è il prodotto. È ancora la paternità. Il prodotto è una normalizzazione, donne, una normalizzazione. Non è una richiesta di diritti sull'individuo. Siamo là. Io non ci sto.
Io sono in un punto della mia vita in cui no, cioè non ho avuto figli, sono contenta. Ho avuto tanti gatti, ne ho ancora una vecchia, aspetto che... Poverina. E poi mi dedicherò ai peluche. Vorrò solo avere dei peluche.